Ciao ragazzi, sono Dan, bentornati sul canale e oggi continuiamo con la creazione del portatile Tremo, chiamiamolo, anzi quello che io ho rinominato il Winos Nux, che racchiude Windows, Mac e Linux. Allora, nella prima puntata abbiamo visto che ho installato l'hard disk secondario al posto del lettore CD, sul quale poi vado a installare il macOS. In questa puntata volevo farla un po' stile guida su come fare un Hackintosh, ma vi dico la verità, è un lavoro veramente complesso, diciamo. Non è fattibile fare una guida per tutti, quello che ho scoperto, perché ogni componente, ogni PC, ogni processore, GPU ha una sua storia a parte. Quello che vi posso dire per uno non potrebbe essere non utile per l'altro o potrebbe non far partire un altro computer. Vi rimando alla guida ufficiale del programma che ho utilizzato per creare la chiavetta di avvio, che è OpenCore. Dopo aver fatto svariati tentativi anche con Clover, ho provato Unibeast, poi ho scoperto che Unibeast non va bene per il portatile. Poi ho provato Clover da solo e non andava. Poi ho iniziato a provare OpenCore e con OpenCore ha funzionato. Adesso proviamo un'installazione che non ho ancora visto, perché io sono arrivato al momento in cui parte l'installazione vera e propria del macOS, perché i problemi sono molti, non è solo l'installazione. I problemi sono in tre fasi, ovvero creare la chiavetta che ti faccia partire l'installer, quindi che arrivi all'installazione del macOS, poi riuscire a fare l'installazione senza problemi, successivamente vedere nel sistema operativo cosa non funziona. Anzi, vi linko la guida che ho usato io, come sono riuscito ad arrivare a fare il boot nell'installazione, e adesso vediamo se riusciamo a fare l'installazione. Quindi facciamo le dita, speriamo vada tutto bene. Ok, siamo al momento clou, cioè l'avvio dell'installazione. La chiavetta è dentro, ho messo il mouse esterno. In realtà non è proprio il primo avvio, perché per arrivare a questo punto, per avere la chiavetta che funziona, ho dovuto fare svariati avvii e riuscire a passare la fase di caricamento, di booting, e sono arrivato al momento dell'installazione. Questo è il primo avvio, cioè il primo avvio che provo a fare l'installazione. Vediamo se funziona, perché non è neanche detto quello. Adesso c'è solamente la chiavetta e l'hard disk secondario installato. Ora avvia OpenCore e riuscire a fargli fare tutto questo caricamento è stato veramente il delirio. Ed è tutto relativo, come dicevo, al vostro computer. Non si può dire, gli errori li ritrovate nel sito ufficiale, quindi riuscite un po' a capire dove andare a toccare per riuscire ad andare avanti, ma molte cose sono un po' sposto, attivo quello, disattivo quello, spero funziona, riprovi e poi riprovi l'altra cosa. Questo non so quanti avvii sono arrivati, però probabilmente questo è il 50° avvio che faccio. Vediamo questo. Schermata, quando l'ho vista la prima volta mi sono emozionato sinceramente. Ho dovuto attaccare il mouse esterno perché, nonostante ho messo i driver teoricamente per il touchpad, non funziona, non lo vedo. Allora, a questo punto disk utility, speriamo che non lo vedo. Forse l'ho già, infatti mi sono un attimo spaventato e ho detto no, non mi vede l'SSD, perfetto. L'avevo già rinominato io, allora, momenti di panico, dire no, devo ancora togliere. Era io. Prendiamo appunto macOS. No, non vede la tastiera. Se lo vede subito, perché non è neanche vero. L'importante è farlo partire. Una volta che si è riusciti a farlo partire, poi si
a sistemare il sistema operativo. Questo step, da quanto ho letto, potrebbe metterci molto, quindi vedremo poi dopo. Siamo al secondo step, ovvero dopo l'installazione principale dall'utility di installazione, si è riavviato da solo. Come avete visto, ha rifatto un caricamento in stile boot iniziale e adesso sta facendo questo secondo avvio. Quindi ci mancano, prima i minuti che dicevo erano molto astratti, cioè manca 10 minuti e andate avanti 3-4 ore. Quindi datevi tempo, come ha specificato anche nella guida, non state lì a preoccuparvi se si ferma. L'unica cosa, io nel dubbio muovevo il mouse ogni tanto perché vedevo che si scuriva il monitor, non sapendo bene come erano gestiti i driver al momento, non vorrei che magari vado da solo in stand by o cose simili. Adesso dice 10 minuti, secondo me ci metterà molto di più. Da quanto spiegato nella guida si riavvia più volte. E una volta che si arriva al desktop si deve usare un tool che vediamo dopo, e in quel momento si riesce e si può sistemare i driver che non stanno andando, come per esempio il mouse e la tastiera. Quindi vediamo quando arriviamo sul desktop. Dovremmo esserci. Funziona. Oh! Siamo arrivati all'installazione. Anzi, alla cosa iniziale. Mamma mia, che fatica, non ho più spazio. Allora, sa che si vede poco da lì. Però purtroppo non posso fare la condivisione a schermo mentre si fa questa cosa. Oddio, in Italia non c'è un modo per selezionare la voce. Thank you.
ma io sì, dai, per quando lo cambia. Siamo qua, vediamo, vediamo. Papà, no, non va nulla. Come mai non va nella tastiera né nel puntatore? No. No, tanto comunque la tastiera sarà quella per Windows, quindi tasto vicino a Shift. Ci siamo, il Mac è avviato. Allora, perché tutto in inglese ancora? Non voglio fare il login, non per le palle. Perché deve essere sopra italiano. Ecco perché. Voilà. Quindi, te lo tolgo pure perché non mi serve niente. Allora, intanto a me serve il programma di là, quindi devo spaccare. A questo punto cosa dobbiamo fare? Ci vuole un programma export, così almeno non lo vede di là. Allora vado sulla guida di 86. Io queste cose ho capito come farle solamente sperimentando e guardando mille robe, perché effettivamente una guida completa che ti dica tutto non esiste. Il programma si chiama Hacking Tool. Tre tastiere, non capisco più che carte devo schiacciare. Quindi è un po' di tempo. No, non lo vedo. Ah, si lo vedo. Perfetto. Stanno a vedere un macOS su PC e questa sarà la chiavetta che tu userò per Linux. Allora, questo io direi di metterlo in applicazione, ma sicuramente poi servirà. Ok, allora adesso seguiamo la guida. Perché dobbiamo fare il spostamento dei file. Allora, disk. Allora, iniziamo a vederla qua. Devo copiare dentro la cartella EFI. Immagino così. In questo modo dovrò andare via senza più usare la chiavetta.
Vediamo. Si prova a togliere la chiavetta e vediamo ancora. Perché non ha messo la rosa? Sempre sull'iniziativa. Quindi allora adesso sarà un momento di ottimizzazione, ma per il momento ci siamo. MacOS installato, allora andiamo a sistemare e a ottimizzare il sistema adesso. Bene, siamo al momento dell'ottimizzazione. Stavo provando anche senza cavo di alimentazione, funziona, problemi. Ho avvicinato un po' l'inquadratura, nel frattempo vedete che passano le ore, i giorni, le stagioni, una cosa e l'altra. Ok, a quanto pare non avevo messo si chiamano cats, dedicato a quello che gestiva la tastiera e il mouse, ne ho messo un altro che a quanto pare non va bene. Quindi devo cercare di capire come spostarlo di qua. Allora, io per il momento purtroppo non ho un'altra cosa di rete perché sono distante dal router, quindi devo spostare i file dal mio PC, questo che faccio con una chiavetta, e questo chiamiamolo Cats, anche se so quel nome un po' è il Voodoo PS2 dovrebbe essere. Adesso io ho questi, ma devo capire come faccio a metterli dentro. Invece no, funziona, grandissimo. Il mouse no, però la tastiera sì, ma il mouse no. Che palle. Beh, già un bel passo avanti, eh. La tastiera che sono meglio.
però funziona installare il CAS così. Ah, funziona anche il mouse, grande! Doveva avviarsi. Ok, allora, mouse e tastiera funzionano. Quello che manca adesso, che mi è sembrato di capire che non va, è la scheda audio. La scheda audio dovrebbe essere... UPS del controllo, perfetto. Sound la vede? Device. E qui devo fare così. Non ho fatto male. Eccolo qua. Ecco hai deciso per Conic. Allora io ho la Conexa. Ah, me la trovate diversa. 20, 75, 1. Però io ho messo i robi per... ah no, però è infine 20, 75, 1. E io ho 3, 21, 28. Che dovrebbe consigliarmi? Esatto. Ok, perché adesso non c'è impostato nessun layout, quindi esco. Ok. Oh, la vede! Si sente? Perfetto, direi che ci siamo. Niente. Adesso mi sposto magari in un'altra postazione un po' più comoda. La scheda wifi non va, quella so già, non si può fare nulla perché a quanto pare non vanno mai le schede integrate. Bisognerebbe prendere una chiavetta wifi, però di avere internet wifi non ne ho questa necessità. E ripeto, questo sistema io l'ho fatto non come principale ma per avere il macOS su, e che funzioni ovviamente, non è che non può non funzionare nulla. Sono dubbioso sull'uscita HDMI e quella VGA, che non credo funzioneranno, però sono cose che si vedono poi più avanti. Cos'è che potrebbe non andare ancora? Vediamo se mi fa saltare anche la musica dello schermo. Musica. No, si tiene anche questo. Spettacolo. Funziona tutto. Va bene, ok, allora personalizziamo un attimo, va?
dopo questa lunghissima odissea di installazione, di test e cose varie, il sistema c'è. Come avete visto, è avviabile sia Windows che macOS al momento. Come vi ho detto all'inizio, non faccio una selezione del sistema operativo e l'avvio perché non voglio che i sistemi si uniscano in qualche modo. È una decisione mia, non che sia sbagliata o giusto in questo modo. Semplicemente ho messo come primo avvio Windows perché è quello principale, e premendo il tasto ESC mi fa selezionare con che disco avviare, e semplicemente posso dirgli avviami con macOS e sono a posto. E non so se lo vedete, il sistema adesso, come vi ho fatto vedere prima, l'ho un po' ottimizzato, un po' vedo anche l'hard disk, magari lo chiamo Windows, posso entrarci dietro, però ovviamente non posso modificare cose perché non è TFS, e suppongo che poi vedrò da Windows anche questo, però forse me lo fa vedere non accessibile, cose del genere. Sarebbe da installare qualche programma che ti fa vedere il file system, la PFS mi sembra che chiama. Direi che così è ottimo, non pensavo andasse così bene, perché per quanto l'ho testato adesso, forse una cosa che sto notando è che la batteria non mi fa vedere, mostra percentuale, si può vedere. Ah sì, non c'era, non me l'era accorto. Funziona anche la batteria. Sarebbe da vedere a lasciarlo un po' così cosa succede, perché magari il risparmio energetico o chiudendo la roba succede qualcosa, non lo so. Però sono quei casi in cui dici si possa anche evitare, ma... Però per il momento sembra andare tutto perfettamente, ho installato un po' di programmi, poi lo sincronizzo con le varie cose di Google, io non uso l'utenza di Apple, quindi non ho queste problematiche. Ripeto, questo qua lo userò, magari ci installo la suite Adobe giusto per averla su anche qua. Per il resto, ottimo, quindi è stato veramente difficoltoso riuscire ad arrivare a questo punto, però è una bella soddisfazione vedere il macOS sul PC e essere riusciti a bypassare il loro sistema. Quindi per questo episodio è tutto, il prossimo, lo ultimo, con Linux, quindi dove andrò a scegliere quale distro selezionare e vedere se si può fare effettivamente tutto tramite chiavetta USB, ma penso di sì, non credo dia problemi Linux, credo sia il sistema più aperto e più facile da configurare per queste cose. Devo capire quale distro usare, perché vi dico la verità, io ho usato solo Ubuntu in tutta la mia esperienza. Vorrei qualcosa che sia facile, ma anche che mi permetta di imparare Linux. Vabbè, lo vedremo nei prossimi episodi allora. Spero vi sia piaciuto questo. Alla prossima allora, ciao!